Progetto di teatro della nostra associazione Gli Angeli di Ostarz nasce 7 anni fa. Non è proprio un progetto, ma è un modo per poter stare insieme tutti quanti. Portiamo anche quest'anno, dopo sei commedie, una nuova commedia in scena e ci saranno 16 ragazzi che si avvicineranno sul palco insieme ai loro genitori e a tantissimi amici. È un modo per far vedere tutte le possibilità che hanno i nostri ragazzi con disabilità intellettiva e che possono veramente fare tutto ciò che fanno le persone senza questo piccolo scalino, anzi forse grande scalino. E lavorare con teatrali è un'avventura dall'inizio, questo ormai mi sembra sia il quarto, non mi ricordo, e ogni anno è sempre una cosa nuova perché sono spettacoli nuovi e loro sono sempre gli stessi, però ogni volta devono interpretare nuovi personaggi, sono tanti e quindi è anche, insomma, è dura seguirli tutti, ma loro ci mettono tanto del loro, quindi io diciamo li coordino e mi diverto, è divertente. Merlino e il Giardino d'Amore non è altro che l'ultima commedia che portiamo in scena quest'anno, è la 7ª commedia che portiamo, che è sempre scritta da me in modo che ogni ruolo sia adattato e facilitato per ogni attore che abbiamo, e devo dire che quest'anno i ragazzi sono cresciuti ancora di più, cioè gli ho dato una difficoltà ancora maggiore interpretativa e sia di movimenti sia che di battute, ma questo ci dà una grande soddisfazione perché ci insegnano in scena e anche al pubblico, penso, fanno vedere che loro possono fare qualsiasi cosa. La commedia è ambientata, diciamo, a Camelot nel periodo successivo alla morte di Artù, con Ginevra che rimane vedova, con le sue figlie, con Merlino che le aiuta, e c'è un cavaliere nero che ha delle brame che ora non svelo, e che faccio io questo cavaliere nero, e praticamente si svolge tutto in questo giardino davanti alla casa di Merlino, un giardino magico che si trasformerà poi in un giardino dell'amore. È un, diciamo, un po' basato sul Medioevo, ma anche con delle cose fantasy in modo da coinvolgere un po' il qualsiasi pubblico, da bambini agli adulti. Venite, perché prima di tutto è una commedia che fa divertente, che fa molto ridere, e oltretutto c'ha sempre un significato dietro. I ragazzi vi faranno vedere veramente quello che sono in grado di fare nel palco e quello che danno tanto al pubblico che viene a vederli.